un punto da raggiungere in questo articolo, che era quello che si parlava di smart city, che è una delle prime volte, e soprattutto di creatività, di punto d'incontro, cioè per le avanguardie, Milano come punto d'incontro delle avanguardie, di tutto ciò che è avanguardia e sperimentazione culturale a livello europeo, tutto ciò che freme, fermenta, lotta e agisce quotidianamente per costruire il futuro. Dei begli Certo. slogan, però parlando di città che deve essere smart, quindi vuol dire smart city significa che deve coniugare sia la qualità con il benessere della vita dei cittadini. Questo significa. Allora, uno lancia una sfida del futuro. Infatti, un mese dopo, in Fabbrica del Vapore, ospitavo, promuovevo una mostra con l'attuale poi candidato sindaco di centrodestra, che è Luca Bernardo, che era direttore, fate bene fratelli, grandi acquirenti di opere d'arte per i bambini, di Francesca Proventi, sulla natura, gli animali in mostra, e le piante e sull'ecosistema. Quindi Certo. l'arte è una grandissima forma di comunicazione, perché Esatto. è la prima forma di comunicazione, ti permette di, penso come abbiamo fatto poco dopo sulla violenza di genere, ti permette a chi entra, a chi osserva, a chi è lì, di riflettere, provo con emozione, ecco, ed è, Certo. ecco, quindi, che fa sognare, è un futuro diverso, o inorridire anche, non è che sia. E questo è un concetto che parliamo quindi di smart city, quindi una città che è bella da vivere, e parliamo soprattutto di quello che viene concepito, che abbiamo sviluppato poi successivamente. Su questo concetto del fatto che noi abbiamo la nostra vita è scandita da tre elementi. Lo banalizzo per stare in poco tempo. Il primo è l'amore. Noi cerchiamo l'amore, è un contatto, no? Quindi siamo qui per cercare un contatto, eccetera. Abbiamo poco tempo, perché di tempo nella vita ne abbiamo poco, e l'altra certezza che abbiamo è la morte. Ecco, se noi guardiamo quello che è una città che è anche agricola e comunque al centro di un sistema economico che è anche agricolo, la produzione di cibo, non di, magari con impatto agricolo sbagliato, quindi magari oggi mangio un pollo che è drogato, faccio una battuta, magari risparmio 1 euro, però quell'euro sicuramente no, quel pollo non mi allunga la vita e comunque è causa Quindi di anche quello che carestie, mangiamo epidemie, eccetera. effettivamente, giusto? Allora, quindi il pianeta è così perché così noi lo vogliamo. Allora, una forma di educazione maggiore in questo senso, di valorizzazione di un'economia agricola che non è invasiva sul territorio. Questo è l'economia un po' italiana che andrebbe valorizzata maggiormente, anche un prodotto da vendere all'estero, ma è soprattutto un'accortezza che portare al sistema della città significa ripensare anche a una città che in un sistema in cui economico, mondiale, in cui l'agricoltura tradizionale, questa agricoltura tradizionale, non sarà più in grado nel 2030 di sostenere la popolazione mondiale con il cibo. E il problema è pensare alle città che diventano anche ecosostenibili. Quindi, Esatto. qui arriviamo all'ultimo aspetto, che è quello che parlavo della rigenerazione urbana. Cioè, tanto gli scarti di prodotti e servizi possono essere utilizzati anche in industria, dalla buccia dell'uva fino ad arrivare per fare i pennicolori, ecco, fino ad arrivare a tutti i rifiuti agricoli e industriali. E poi c'è un problema di rendere città ecosostenibili, quindi vuol dire, abbiamo lanciato anche una start-up in questo senso, portando l'attenzione Bene. anche della giunta municipale, di riutilizzare aree dismesse, eccetera, con queste tecnologie che vengono da Israele per produrre agricoltura in città, ecosostenibile, con risparmio energetico e di acqua. Molto Questo è un bene. altro aspetto. E l'altro aspetto importante è quello, è che la sfida per il futuro, che nel momento in cui io devo ripensare una città che diventare policentrica, ho tante aree abbandonate o semidismesse, dove posso creare dei punti anche di aggregazione forte, perché cos'è la periferia? La periferia è un luogo, un non luogo, un quartiere Certo. dormitorio, no? Dove io non ho centri di socialità, di incontro, se non il bar per giocare a carte, probabilmente. E quindi quello che è la sfida del futuro, invece di creare una città policentrica, dove i punti di aggregazione, di incontro, di socializzazione Siano sono diversi. molti, e anche punti di Esatto. benessere, quindi le palestre, Certo. ecco. E questo Io è purtroppo questo è un adesso devo sogno, questo è, interromperla, questa però è la smart insomma. city, e dove ci si sposta da una parte all'altra velocemente, anche questo, ecco.
Certo, io mi complimento anche con lei su questi dettagli, perché effettivamente non è soltanto il benessere cittadino, il benessere della terra, il benessere poi della persona singola, l'alimentazione, quindi abbiamo toccato diversi aspetti poi in uno, quindi veramente, veramente complimenti anche per tutti i progetti. Lei me In l'aveva poche detto, insomma, battute, che ecco. avremmo parlato, sì, certo, c'è anche tanto da approfondire, ma se vuole potremmo approfondire anche in futuro, appunto, anche con lei su questa Ecco, io non tematica. sono, sull'ultima battuta, io non sono una mostra d'arte, purtroppo, non sono bello come un'opera d'arte, non lo sono mai, però ecco, L'ha la provocazione importante. di dire, guardate che è un percorso che svolgiamo tutti insieme, io vi ringrazio per avermi ospitato oggi, lanciare questa sfida collettiva e riusciamo a costruire insieme un futuro diverso e una Esatto. delle città belle da vivere. Ed è proprio questo, no? Quello che volevo dire, insomma, il futuro, l'abbiamo detto anche nell'introduzione del nostro talk.